Space Jam. Questo è davvero un gioco serio. Mi dicevano, non è un non ci sono giochi seri negli indie. Ecco, questa è la dimostrazione di potenza e di vigorosità. Questo è uno di quei giochi che ti distruggono le meningi, ma che al contempo danno giovamento a questo. E bisogna fare un'analisi subito, immediatamente, per comprendere quanto sia fico fare queste cose. Ok, ci sono, è un gioco che tratta di chimica, e questo già abbiamo introdotto bene, no? Allora, la chimica che cosa deve fare? Adesso questi sono livelli che ho già fatto, ma solo per comprendere funzionamenti di base, che poi non sono di base, però comunque in questi livelli bisogna creare la particella in uscita, che in questo caso la molecola, che sarebbe il fluoruro di argento, questa qua. E per farlo bisogna unire l'argento e il fluoro, no? Ok. Dove vedete qua con lo schemino che noi creiamo adesso, che ho già creato perché l'ha salvata la soluzione. Partiamo da un punto di partenza start. Mettiamo un input beta, che sarebbe l'input di questa particella, e andiamo a grabbare, cioè a prelevare questa particella, che vedete corrisponde esattamente qua sulla la terza, e corrisponde lì, ok? Poi ritorna, sincronizza e il sinche, ovvero quando una particella raggiunge il sinche, l'altra particella attende che l'altra particella raggiunga il sinche rosso. È un po' un casino, è macchinoso, però poi dopo si comincia ad ingranare. A questo punto si sincronizza, aspetta, e qua droppa, cioè la rilascia. La rilascia perché sennò la terrebbe con il legame e la riporterebbe sotto, e questo non è consentito dal gioco, e eventualmente anche dalla chimica, direi. A meno che non si scindano, poi si può fare anche nei livelli più avanzati, eccetera. Per quanto riguarda il rosso, partiamo dallo start. C'è l'input A, grabbi esattamente in questa posizione, c'è la sincronia. Il bond plus, ovvero il legame, si effettua il legame attraverso questi connettori qua. C'è il legame, ok, e poi la particella unita, perché qua passa qua e deve essere droppata esattamente in questa posizione che vedete. Questa posizione, e poi dare un output, ok? E qua appunto c'è il drop, perché deve rilasciare la particella unita solo al sistema rosso, se no andrebbe in conflitto. Vediamo un play, vediamo come funziona. È un po' un casino, è anche un casino spiegare queste robe, però arriva lì, si sincronizza, aspetta che è, e poi tac, c'è il bond, c'è l'unione. Vedi, la rilascia, fa passare solo al rosso, la droppa, ok, c'è l'out e ricomincia. Arriva al sinche, attende, ok, e questo tutto in un circolo. Questo era, diciamo, uno dei livelli più, come dire, più facili. Vorrei farvi vedere uno di quei livelli davvero spaziali, cioè dove sono arrivato io. Che praticamente non ci ho ancora provato, però è davvero un bel casino. Allora, in questo bisogna creare della formaldeide, che sarebbero HHCO, ok? E qua abbiamo dei serbatoi che sparano rispettivamente idrogeno, ossigeno e carbonio, cioè gli elementi singoli da una parte. Ora facciamo attraverso queste condutture un legame, che come dire, sarebbe in prima analisi unire l'idrogeno e il carbonio. Così, aspetta, vediamo, poi possiamo modificare, perché poi diventa un casino fare questa roba. Allora, in prima analisi faremo un idrogeno, uniremo l'idrogeno e il carbonio, creando un CH2, penso, un CH2. Solo in seconda analisi, con un secondo reattore, andremo a unire il CH2 con una particella di ossigeno in doppio legame. E qua si vedono i doppi legami, ovviamente. Se voi non sapete, c'è la tabella periodica, che dice quanti legami massimi può avere quell'atomo lì. Ok? Allora, adesso apriamo il reattore e facciamo fare la reazione tra idrogeno e carbonio, creando un
come si dice, un CH2. Dobbiamo fare un CH2, vero? Sì. Allora, è un po' un casino. Un po' un casino. Iniziamo. Dunque, lo start potrebbe andare bene esattamente qua. C'è qua, direi che va bene. A questo punto dobbiamo mettere un ingresso con tab cambiate fra comandi rossi e blu. Ok? Mettiamo un input beta. Esattamente qua. E poi ci facciamo fare un giro. Qua potete mettere le frecce. Lo start si può spostare, però non si può cancellare. Assolutamente, neanche creare. E lì si può spostare, basta. A questo punto dobbiamo grabbare il carbonio, che è esattamente in quella posizione. Con il clic destro andiamo a selezionare, ovviamente è un grab e drop, ovvero grabba, fa il circolo e drop, grabba, drop in un circolo continuo. Se volete solo che grabbi o droppi, ok, dovete selezionarlo. Poi non so, ci facciamo fare un giro qua. Poi bisogna fare un percorso per farlo arrivare a questo tipo di legame. Vediamo un po'. Qua dovrebbe fare una cosa del genere. Questo lo togliamo. Questi sono per fare i bond. Allora, sto analizzando un attimo, che qua ci vuole un pochino di pazienza. Un pochino di pazienza. A questo punto dovrebbe esserci un drop, ovvero prende la particella di carbonio e la droppa lì. Praticamente un carbonio e due idrogeno ai lati dovrebbero esserci, no? Ok, ci facciamo fare un altro giretto fin quando gira così, poi va in sotto. Dovrebbe a questo punto grabbare un'altra molecola che poi arriverà in seguito, credo. Proviamo così. Lo grabba, poi gira, poi risale. Attenzione, concentrazione. So che è un po' una rottura de balle, però bisogna analizzare. Poi qua dovrebbe dropparlo, dovrebbe grapparlo, poi dropparlo. Fa un altro giro e fare un bond da quest'altra parte. Vediamo se riusciamo. Allora, concentrazione massima, concentrazione. Poi riscende e poi dovrebbe ritornare alla posizione di partenza. Così, start. Vediamo un po'. E questo per quanto riguarda il carbonio. Poi vediamo, magari c'è da aggiungere, bisogna analizzare con l'altro. Insieme all'altro. C'ho un po' la tosse, non ce la faccio più. Signori, sto andando a male. Allora, allora riprendiamo con lo start, riprendiamo con la concentrazione. Allora, questo facendo in diretta, quindi è per far vedere quanto sia, come dire, potente dal punto di vista mentale un gioco del genere. Un grab, grabba lì, dovrebbe grabbarla lì, poi scende, dovrebbe droppare la particella qua. Ok, la droppa allo stesso punto. Sì, l'ossigeno, sì, drop qui. A questo punto vediamo di risalire e di variare la direzione in questi modi osceni. Facciamo un po' di giri giusto per gradire i movimenti. E poi dovrebbe girare e fare un pochino di giri in questo modo qua. Risalire. Ecco, andare, no, allora ho fatto un bel casino, Cristo, mamma mia, signore, aiuto, dovrebbe andare qua, poi girare, vediamo se riusciamo a farlo girare qua, poi dovrebbe andare, facciamo fare un giro un pochino più incasinato, però giusto per gradire i casini. Allora, vediamo un po', riprendiamo la concentrazione massima, concentrazione e meditazione. Ok, ce la posso fare. Allora, uno start, c'è un input, grabba la molecola, la droppa qua per creare il legame di idrogeno, qua. Mentre qua la grabbata, qua la droppa. Poi gira,
Siccome l'ha droppata, rigrabba, ecco, rigrabba l'altra molecola che poi è quella che dovrebbe prendere per portarla finita, ovvero con tutti i legami del caso. Ok. Poi gira, fa il giro e la molecola dovrebbe uscire in questo punto. Vediamo un po' un drop, proviamo così. Droppiamo lì e poi c'è l'output. L'output che è questo. Okay. Vediamo così. Allora, proviamo ad avviare. Allora, c'è l'input. Lo prende. C'è un minimo di attesa, velocizziamo. Eccolo qua, prende l'ossigeno, lo droppa. Lo droppa. Eccolo qua, arriva un altro idrogeno, lo droppa. Ecco. Dovrebbe arrivare un altro idrogeno, lo droppa, bene. Ok, errore di reazione. C'è qualcosa che non va, ovvero la non parte, non prosegue. Ok, dovrebbe mancare una sincronia esattamente in questo punto, perché arriva, ritorna e si deve fermare esattamente con questo. Era un errore banale, nel senso che se c'è una sincronia blu ce ne deve essere per forza una rossa. Allora, iniziamo ad avviare, vediamo un pochino cosa riusciamo a combinare. Allora, il carbonio, lo droppa l'idrogeno. Ok, lo riprende. Si sincronizza, aspetta, arriva qua. Sincronizza, lo piazza, arriva l'idrogeno, lo droppa. Legame signori, lo riprende, prende tutta la molecola e va a dropparla lì. Ok, a questo punto dovremmo esserci. Esci dal reattore. Ah, effettivamente è questa, esatto, è questa la molecola che dobbiamo raggiungere. È questa, HCH.